No, com'è piccola questa telecamera? Questa telecamera ha anche il LED. Oh, guardate quanto soffrisco con il LED. Allora, buongiorno a tutti quanti voi telespettatori di Telegarage Mare Viaggio. Oggi faremo una ricetta alquanto semplice, non molto difficile, però comunque abbastanza costosa, perché ci vogliono i funghi porcini che io ho freschi insieme a dei funghi a orecchie ad elefante, e quindi praticamente per non perderli li faremo e faremo delle tagliatelle paglia e fieno con questi funghi che andremo a trifolare, quindi che andremo a sminuzzare al massimo con prezzemolo e vino bianco, senza panna e senza pomodorini. Quindi molto 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 semplice la preparazione. Adesso però, come d'abitudine, vi presento gli ingredienti che servono per fare questo piatto, che è un po' costoso. La quantità che io utilizzerò di funghi, voi potete fare benissimo tutte le tagliatelle per tutta la casa, cioè per tutte le persone, sia le tagliatelle sia un risotto. Non ce ne vogliono di più di funghi, perché questi funghi già sono molti, perché il fungo porcino è molto 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 saporito. Quindi a più tardi su Telegarage Mare Viaggi vi faccio vedere adesso gli ingredienti che servono per fare questa straordinaria ricetta. Ora, ed ecco qua gli ingredienti, queste bellissime tagliatelle fresche di Giovanni Rana, paglia e fieno. Poi avremo funghi porcini, come appunto vedete, guardate quanto sono belli questi funghi porcini. Vedete, sono una quantità, e questi qua sono quelli là, orecchie d'elefante. Sono una quantità esagerata, per due persone sono molti, però comunque li dobbiamo fare obbligatoriamente. Poi abbiamo un po' di vino bianco, assolutamente bianco. Poi abbiamo, forse ci sta lo zoom, ok. Poi abbiamo l'olio d'oliva, dell'aglio, prezzemolo e parmigiano reggiano. Quindi iniziamo subito con la preparazione dei funghi. Allora, i funghi non vanno lavati, bensì questi qua li laveremo, questi a orecchie di elefante. Però i porcini praticamente non vanno lavati, vanno solo semplicemente un po' raschiati e puliti con uno strofinaccio umido, perché altrimenti tutto il sapore se ne va a farsi fottere. Quindi noi procederemo in questo modo. Laviamo i nostri funghi a orecchie d'elefante. E poi penseremo ai funghi porcini. I nostri funghi, questi qua a orecchie d'elefante, adesso provvederemo. Io utilizzerò della carta assorbente per cercare di pulirli al massimo. Quindi dovete solo semplicemente pulirli così. Voilà ragazzi, e quindi adesso che a noi abbiamo lavato, vedete, ho pulito tutta la parte del fungo, li taglieremo a pezzettini abbastanza sottili. Allora ragazzi, siccome onestamente ancora devo neanche tagliare i prataioli, noi faremo una cosa. Sinceramente noi faremo una cosa, siccome metterò una parte di funghi a orecchie d'elefante, voilà, perché onestamente per due persone va tremendamente bene. Quindi che cosa faccio? Adesso prendo i nostri altri due porcini e li vado proprio a congelare. Ma onestamente a me che me ne frega. E quindi faremo la prossima volta un bel coniglio con i funghi porcini. Voilà. E quindi continuiamo con il nostro piatto. Adesso taglieremo questi altri funghi, sempre in un modo abbastanza piccolo. Voilà. E quindi cercate poi di sminuzzarli ancora di più, magari prendendo una mezzaluna, oppure così, cercate di sminuzzarli. Voilà. Allora, adesso prendete una bella padella di questa,
andremo a mettere uno spicchio d'aglio. Per chi vuole mettere del peperoncino può mettere anche del peperoncino. E dell'olio. Faremo così imbiondire il nostro olio. Nel frattempo che l'olio si imbiondisce, noi prenderemo una bella quantità di prezzemolo che laveremo e triteremo. Una parte la utilizzerete per cuocere durante la cottura con il vino, un'altra parte la utilizzerete per mantecare alla fine insieme al parmigiano reggiano. Voilà! Buono! Allora ragazzi, si sente un odorino, no? Che è veramente straordinario. Allora, qui potete aggiungere delle castagne. Vabbè, questo è un altro piatto che noi faremo la prossima volta. Allora, voi fate cuocere così 2 minuti, portando un po' l'aglio da tutte le parti, però l'aglio poi lo dovete togliere, perché altrimenti si confonde con tutto il resto. Voilà. Quindi si sente un bel profumo. Adesso noi aggiungeremo il nostro vino. Voilà, un bel bicchierone di vino che farete praticamente sfumare. Voilà, prima che sfumi tutto il vino aggiungerete del sale. Voilà. E toglierete l'aglio. Voilà. Allora, sto voilà, io lo dico apposta per delle persone, loro mi sanno. Allora, quindi voilà, aggiungiamo una marea di prezzemolo. E quindi lasciate sfumare tutto il vino. Dopo assaggiate. E non c'è bisogno di preoccuparvi del sale, perché alla fine cottura noi aggiungeremo praticamente un bicchiere di sale, di acqua salata della pasta, però quando la pasta è all'interno, ok? Quindi a più tardi, tutte le garage, mare viaggi. Ragazzi, quindi mentre il vino sta sfumando io ho sempre in riserva del pepe. Questo pepe me lo sono portato praticamente da New York. E è un pepe misto, ci sono tutti i tipi di pepe che noi andremo praticamente a sminuzzare: pepe rosa, pepe verde, pepe e tutti i pepi. Quindi andremo a sminuzzare con un bicchiere, ma aggiungeremo praticamente alla fine, non nella cottura dei funghi, ma bensì alla fine, quando dobbiamo mantecare il tutto. Ecco qua ragazzi, sughetto testato, tutto pronto. Qua potete aggiungere della panna, oppure potete aggiungere 2 pomodorini freschi e va bene così, oppure così a naturale senza niente. Quindi sughetto buonissimo, chiudiamo, manteghiamo con un altro po' di prezzemolo. Voilà. Chiudiamo. E quindi sughetto pronto. Dobbiamo solo aspettare che l'acqua arrivi all'ebollizione per poi mettere la nostra pasta. Allora ragazzi, la cottura della pasta, quando è praticamente fresca, è di 2 minuti in genere. Questa pasta richiede 2 minuti di cottura, quindi noi ne faremo un minuto di cottura nell'acqua salata e prendiamo 2 bicchierini
di caffè, di acqua, che andremo a mettere lì nei nostri funghi. Quindi faremo un minuto di cottura, dopodiché continueremo l'altro minuto di cottura nei nostri funghi. Solo che questo procedimento non ve lo faccio vedere perché devo fare poi in modo veloce, quindi vi faccio vedere il piatto poi terminato alla fine. E voilà ragazzi, ed ecco qua che praticamente il nostro piatto è finito. Quindi possiamo mantecare con un po' di prezzemolo. Andremo a mantecare con un po' di prezzemolo e chiudiamo sotto a fuoco. E quindi poi del parmigiano reggiano. Ecco qua ragazzi, piatto praticamente completo, buonissimo. Voilà. Voilà. Un po' di funghi sopra. Voilà, un po' di prezzemolo. No. Un pomodorino giusto per fare il colore. Ok, quindi Forza Italia, ciao a tutti, buon appetito con Paolo Orlando, Telegarage, Mare Viaggi per le ricette da sballo.